Ciao e benvenuti a Sale, Pepe e Sicurezza. Oggi parleremo di rischio chimico negli alimenti. Innanzitutto dobbiamo tenere ben presente che le parole rischio e pericolo hanno un significato diverso. Pericolo significa tutto ciò che può arrecarci un danno, mentre per rischio intendiamo la probabilità che quel pericolo possa manifestarsi, causando dei danni più o meno gravi. Nel rischio chimico i pericoli sono atomi o molecole che per semplicità chiameremo sostanze. Al contrario dei batteri, queste sostanze non si riproducono e non si moltiplicano nell'alimento. Per questo motivo il rischio chimico è più subdolo rispetto al rischio microbiologico e non può essere prevenuto dalle corrette prassi igieniche. Spesso purtroppo il consumatore può fare poco o nulla per eliminarlo. Precisiamo subito una cosa comunque: tutti gli esseri viventi e gli alimenti sono costituiti da sostanze chimiche. Molte sono indispensabili al funzionamento del nostro organismo, non tutte sono dannose ed il nostro corpo possiede ottimi strumenti per detossificarsi, come per esempio il fegato. Inoltre il rischio chimico è un rischio molto studiato dagli esperti che definiscono dei limiti ben precisi per le sostanze dannose negli alimenti, fra un po' vedremo come, ed è tenuto costantemente sotto osservazione da sistemi di controllo sulle filiere produttive che si basano sia sulle verifiche ispettive che sui controlli di laboratorio. Tutto ciò costituisce una solida difesa del consumatore. Tuttavia, per ridurre ulteriormente il rischio, conviene conoscere quali sono le sostanze potenzialmente dannose, in quali cibi si possono formare o quali cibi le veicolano maggiormente. Faremo quindi una veloce carrellata fra tutti i potenziali pericoli. Nel malaugurato caso in cui una sostanza dannosa presente negli alimenti ci provochi un danno, si parla di intossicazione, che può distinguersi in intossicazione acuta, quando gli effetti si vedono immediatamente, e intossicazione cronica invece quando gli effetti si manifestano a distanza di tempo. In questo caso significa che la sostanza si è accumulata nel nostro organismo. Queste sostanze potenzialmente pericolose possono essere di origine diversa. Nel caso in cui siano di origine naturale, parliamo di contaminanti naturali. Se invece sono sostanze dovute all'azione dell'uomo, parliamo di contaminanti dovuti all'attività umana. L'alimento può essere contaminato in qualsiasi fase della filiera agroalimentare. La contaminazione può verificarsi nel prodotto allo stato naturale, quindi nella fase di coltivazione o di allevamento, oppure durante la lavorazione industriale, ma anche nella distribuzione degli alimenti per la vendita. Infine, può accadere quando gli alimenti sono pronti per essere consumati, come nei bar, nei ristoranti o nelle nostre stesse case. Di queste sostanze contaminanti ce ne sono tantissime e vengono distinte in categorie in base allo scopo medico e tossicologico o in base allo scopo analitico o didattico. Parleremo dei più noti ed attuali rispetto alla loro importanza medica e quindi rispetto ai controlli sanitari. Tra i contaminanti naturali troviamo le micotossine. Sono prodotte in particolari condizioni ambientali da alcune muffe parassite dei vegetali. I generi di muffe che ne sono maggiormente responsabili sono Aspergillus, Penicillium e Fusarium, che contaminano coltivazioni di cereali o di semi oleosi.
Lo sviluppo di queste muffe e dei loro prodotti tossici può verificarsi in varie fasi della coltivazione e della produzione. Soprattutto certe condizioni climatiche, come particolari siccità estive, ne favoriscono la diffusione e la presenza nei raccolti. Un altro esempio di contaminanti naturali sono le biotossine algali, delle sostanze tossiche prodotte da alghe unicellulari che possono contaminare i prodotti ittici, in modo particolare i molluschi bivalvi. Vi sono poi le ammine biogene come l'istamina, una sostanza naturale utile al nostro corpo per le risposte infiammatorie ed allergiche, la cui presenza però in eccesso può essere pericolosa. Ma e quando può verificarsi questa presenza in eccesso? Quando l'alimento è alterato. L'esempio più caratteristico di alimento nel quale possiamo avere elevati livelli di istamina è il pesce conservato troppo a lungo o in modo inappropriato. Passiamo ora ai contaminanti dovuti all'attività umana. Possiamo avere residui di sostanze come i fitosanitari, dei principi attivi impiegati in agricoltura per proteggere le colture dagli agenti biologici indesiderati. Ci sono poi i residui che possono essere lasciati dai medicinali veterinari usati per trattare gli animali durante il loro allevamento, oppure possiamo avere residui che derivano dal materiale di contatto, che può essere materiale non idoneo utilizzato per cuocere o confezionare gli alimenti. Alcune sostanze chimiche in determinate condizioni possono migrare nell'alimento. Pensiamo ad esempio all'alluminio delle pentole o dei fogli per conservare. È un materiale che non deve essere usato per alimenti particolarmente acidi, perché il metallo potrebbe migrare nell'alimento. Oppure, quando usiamo le pellicole di plastica trasparente, dobbiamo verificare in etichetta le tipologie di alimento per le quali possono essere usate. Perché? Perché potrebbero avere delle sostanze che, a contatto con alimenti oleosi o ricchi di grasso, potrebbero migrare nell'alimento. Un'altra tipologia di contaminanti dovuti all'attività umana sono i sottoprodotti indesiderati, come ad esempio le ammine eterocicliche o gli idrocarburi policiclici aromatici, delle sostanze che si creano dalla cottura ad alte temperature della carne, oppure l'acrilamide, un'altra sostanza che si forma negli alimenti ricchi di amido, anch'essi cotti ad alte temperature. Un altro caso sono le nitrosammine, dei composti organici che si possono formare da trattamenti di cottura come la frittura o la arrostitura. Tutte queste sostanze sono potenzialmente cancerogene e il rischio della loro formazione non è dovuto solo ad una produzione industriale degli alimenti, ma può avvenire anche nelle nostre case. Per questo motivo è importante tenere bene sotto controllo le temperature di cottura ed eliminare le parti carbonizzate. Ci sono poi gli inquinanti dell'ambiente dovuti alle attività dell'uomo, per esempio gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine, che provengono dagli inquinamenti degli impianti industriali, dagli inceneritori, dagli impianti di riscaldamento o dalla combustione dei veicoli a motore. Le diossine in particolare sono delle sostanze tossiche che si depositano sulle foglie dei vegetali. Una volta ingerite dagli animali, si accumulano nei grassi dell'organismo.
Abbiamo poi i bifenili policlorurati, che sono idrocarburi che venivano prodotti dalle industrie fino agli anni 70, ma che ancora permangono come inquinanti dell'ambiente. Le sostanze perfluoroalchiliche sono delle sostanze chimiche utilizzate dall'industria per rendere più resistenti ai grassi e all'acqua alcuni materiali come i tessuti o la carta. Possono contaminare le falde acquifere e depositarsi nei terreni. Ma anche un eccesso di nitrati usati come fertilizzanti negli ortaggi a foglia verde può essere un problema, perché dopo essere stati ingeriti possono provocare degli effetti nocivi sull'organismo degli animali e sull'organismo dell'uomo. Una categoria particolare sono i metalli pesanti, degli elementi che sono naturalmente presenti nell'ambiente, ma che possono arrivare a contaminare gli alimenti per le alte concentrazioni che potrebbero essere presenti nel suolo, nell'aria o nell'acqua. Alcuni metalli pesanti sono essenziali per la nostra vita, come ad esempio il ferro, il selenio o lo zinco, che comunque devono essere assunti con l'alimentazione. Altri metalli pesanti, come il cadmio, il piombo, il mercurio o il cromo, sono sintomo di inquinamento e in quantità considerevoli si accumulano nell'organismo causando un effetto tossico. Ci sono poi anche altre sostanze estranee alla normale composizione dell'alimento che vengono aggiunte intenzionalmente per vari scopi, come preservare la freschezza o migliorare le caratteristiche sensoriali. Queste sostanze sono gli additivi alimentari. Gli additivi possono essere coloranti, conservanti, antiossidanti, addensanti, aromatizzanti o insaporitori. Sono classificati a seconda della funzione che svolgono e vengono identificati in etichetta da una lettera seguita da un numero. Alcune di queste sostanze sono effettivamente utili perché rendono l'alimento più sicuro, inibendo o ritardando la proliferazione dei batteri. Altre invece sono superflue e vengono aggiunte solo per rendere l'alimento più attraente e appetibile al consumatore. In ogni caso, l'uso di tutte queste sostanze aggiunte deve prima essere legalmente autorizzato e quando sono impiegate devono esserlo in modo corretto, ovvero possono essere impiegate solo negli alimenti consentiti e rispettando le dosi di impiego. Per ulteriori approfondimenti potete consultare il testo della normativa europea sugli additivi alimentari. In generale, comunque, per tutte le sostanze chimiche estranee alla normale composizione dell'alimento, gli esperti scientifici dell'Unione Europea studiano la sicurezza di ogni sostanza valutando gli effetti negativi che potrebbe avere sulla salute del consumatore. Queste valutazioni si basano sull'esame di tutti i dati tossicologici disponibili. Sulla base di questi dati viene stabilito un livello massimo di sostanza che non ha un effetto tossico dimostrabile. Questo livello massimo viene utilizzato dagli esperti per stabilire la dose giornaliera ammissibile e quindi la quantità massima di ogni sostanza che può essere contenuta nell'alimento. La dose giornaliera ammissibile prevede un ampio margine di sicurezza e non è altro che la quantità di sostanza che può essere assunta quotidianamente nell'arco di un'intera vita senza avere effetti negativi sulla salute. Gli esperti sono consapevoli che alcuni alimenti a volte sono inevitabilmente inquinati e cercano di stabilire un equilibrio tra
la sicurezza e i benefici per la salute che derivano dal consumo di quel particolare alimento. Sulla base di questi limiti vengono condotti i controlli interni del produttore e i controlli degli organi di sanità pubblica, che mirano ad individuare gli alimenti inquinati. Noi consumatori purtroppo non sempre possiamo agire in prima persona per ridurre il rischio chimico, però sicuramente possiamo fare qualcosa, come tenerci informati e aggiornati sulle strategie di lotta al rischio chimico attraverso fonti autorevoli ed istituzionali, scegliere bene dove e da chi acquistare i prodotti attraverso quindi canali di vendita convenzionali, utilizzare acqua della cui potabilità siamo sicuri, evitare di arrivare alle condizioni di cottura in cui si formano i sottoprodotti indesiderati e impiegare pentole, utensili, contenitori, involucri o materiale che viene a contatto con gli alimenti di qualità certificata rispetto al rilascio di sostanze pericolose. Infine, la raccomandazione principale è di variare il più possibile la nostra dieta nell'arco della giornata, della settimana o del mese e soprattutto consumare gli alimenti più a rischio in quantità limitata e controllata. Anche per oggi Sale e Pepe Sicurezza termina qui. Vi aspetto nelle prossime puntate.